Ciao ragazzi, noi siamo i Book Gamers. Io sono Zucchi. E io sono Ryoza. E ben ritornati in questa nuova amichevole con gli iscritti. Oggi affronteremo di nuovo i team, però stavolta non sarò io ad affrontarlo, ma bensì sarà Ryo. Quindi mentre io gli mando la stanza, Ryo spiegherà le regole. Ha scelto me. Allora, non ci siamo dati il limite di overall. L'unico limite saranno le skill, che sono S50. Ha chiesto così, quindi giocheremo con un limite abbastanza alto. Sarà abbastanza divertente allora. RNG permettendo, ovviamente. Nel frattempo, mentre che aspettiamo i team, vi invitiamo a passare nella community italiana di Captain Tsubasa Dream Team su Facebook. Trovate il link in descrizione. Se ancora non foste iscritti al nostro canale, magari potreste iscrivervi per farci felice, far felice Boccoli in basso a destra che vi guarda. Esatto. Per cui se non siete iscritti, il suo occhione nero vi scruterà fino nel profondo. Ok, vedo che è a Tsubasa, quindi oggi userà la verde. Molto bene. Grazie ai team. È molto gentile da parte tua. Ho sbuffato perché tutti hanno Tsubasa e io non ce l'ho. Lol. Io mi ricordavo avesse una blu, che ho detto, ah, sarà uno scontro fra Giap Blu, ma chi è che gioca Giap Blu ai giorni nostri? Sì, io, esatto, raga. Siamo ben pochi irriducibili che amiamo troppo la Giap Blu per lasciarla andare in favore di altri team. Tra l'altro sono sotto di circa 30k, molto bene. Allora, raga, la mia squadra è sempre questa, non ci sono novità perché Yuga non ho è voluto shaftato, uscire. Ho shaftato malamente nel DC, ragazzi. Cercavo quello Yuga perché avevo dei progetti molto interessanti per lui, ma vi dico solo che 330 Dream Ball sono andati in fumo, ma non nel senso che non ho trovato Yuga, nel senso che non ho trovato nemmeno un SSR, ragazzi. È la prima volta che mi va così male in un banner. Volevo... 330 Dream Ball, 0 SSR. Volevo che non ti capitasse mai. Invece non capitasse mai. E vabbè, pazienza. Potrebbe pochissimo muore ancora di noia per la quarantena, ma sì, fatto. Chissà che a breve non arrivino notizie che ci lasciano un po' più liberi. Cioè, io non dico di riaprire tutto quanto, ma porca miseria, libertà vigilata, no? Appunto, sarebbe un'idea carina. Libertà vigilata. Nel frattempo, qua stanno facendo un casino nero con non so quale macchinario. Sempre quando dobbiamo fare roba noi, Rio. Cioè. Già. Cioè, adesso erano zitti da almeno un paio d'ora, adesso casino. Molto bene. Vediamo un po' se Shinghetto mio è in forma oggi. Dai Shinghetto mio, devi sfondare quel Genzo Dreamfest. Vai Shingo! It's Jeffa time. Io ho tirato praticamente in faccia una castagna potenziata dal colpo vigoroso. Genzo, devi levare... No, la cosa messicana, no, dai! Ma quando mai? Me ne sono accorta dopo. Bene. Ma come si fa a mettere la cosa messicana a Genzo? Ehi team! Non si fa! L'ha fatto apposta per te, sicuramente. Non si fa! Cos'hai contro i messicani, Rio, eh? Cos'hai contro i messicani? Assolutamente nulla! Nulla! Questa non passa, però. Vabbè. Robertone Hongo. Vediamo un po' se l'uomo vero è in forma. Ed è in forma, almeno a rimpallare. Grande uomo vero, Ishizaki. L'uomo vero, mi fa sempre ridere. Cosa farai? Ah, lo faccio. L'unica cosa che si può fare con Trigawa, come dice sempre alle 93. Già. Ciao bello! L'unica cosa che si può fare, almeno fino a giugno, perché credo che uscirà una versione di Gawa con un intercetto S, a quel punto la festa sarà finita, raga. Però nel frattempo noi andiamo così, arriviamo in faccia e gli spariamo un bel vero tiro dell'ala celeste. Oh, guardate bene, legame, questo è il mio visto? Tiro più... No, non è troppo cazzo il legame. A me sembrava di sì.
Invece no. Uffa. Vedi, sono solo le quattro freccette. Uffa. Vai Roberto, sciupagli la mamma. Disperato. Anche se è difficile contro Genzo che ha la passiva, però dai, sciupagliela. Niente, non la sciupa. E siamo a due tiri e due parate. Molto male. Molto molto male. Però è praticamente morto Mr. Genzo. Sì, ma bisogna vedere se riesco a fargli un altro tiro. Andiamo così. Bella. Pensavo l'avrebbe passata a mazzo, invece è andato di dribbling. Tattemi. Bella con lo Tsubasa. Prendila. Grandissimi. Bravi così in difesa. Così vi voglio, così vi voglio. Ok, passata. Allora, qua è contro Levin. Akai contro Levin. Grande Levin mio, che non mi delude mai. Questa è la prima volta che vediamo Levin. Conosco tutti i tuoi punti deboli nel canale. Purtroppo non poteva avanzare di più, che c'era Ushizaki. E direi che Genzo ha detto ciao ciao ciao, ciao mi sa. E vabbè, ma è quasi finito il primo tempo anche. Finito adesso, infatti. Peccato, perché stava per matcharmi Ushizaki, altrimenti sarei avanzato ancora un po'. Allora, chi hai di bello in panca? Il tuo migliore amico c'ha in panca. Vediamo un po' i cambi che potrebbe fare. Allora, Nitta non penso che lo inserirebbe. Igawa lo fa uscire per poter far entrare Ken. Allora, dici che togli Igawa, mette Urabe e fuori Genzo dentro Ken? Sì. Okay. Poi al posto di Coso potrebbe mettere Shingo, al posto di Clivort. Non lo so, però, perché se toglie Clivort si perde un 2% a tutti. Non ce lo vedo molto come cambio. Ok. Però mai dire mai. Già. Io cosa potrei fare a parte il solito schifo? Meno schifo? È una buona idea, Tsuki. Però lo farò con gli stessi 11 del primo tempo. Vediamo un po'. No, non fa cambi neanche lui. Perfetto. Ci meglio. Sta. Insomma, avrei preferito Kent, dico la verità. Perché mi sembra in forma quel maledetto di Genzo oggi. Lo sai, magari che avessi avuto un nuovo attaccante. Lo sai che quel Genzo rende benissimo in una Giappo Verde, Rio. Nonostante lo so. Le critiche attuali che sta ricevendo. Critiche ingiuste. Già. Un giocatore vecchio di un anno che ancora oggi riesce a fare la differenza. Poi è chiaro che, raga, non li può parare tutti, ma ci mancherebbe. Che li può parare tutte? Genzo 001. E vabbè, anche lui li può prendere i gol. E vabbè. Critico out of nowhere, raga, perché giustamente, ma figurati. Parte la castagna sotto la pioggia. Così. Perché gli andava.
LOL. Qua non me la rischio neanche, vado con la più forte. Ma cosa? Ok, devo starmi zitto. Paralo, paralo. Così, Genzone mio, così! E cos'è? Cosa ho visto? Cosa ho appena visto? Cosa ho visto? Mi stavo lamentando del suo criticoro, io prendo quello arcobaleno. Cosa ho appena visto? Cos'è? Rio! Non so cosa dirti, Zucchi. È uscito così. Dallo stampino. LOL. Dal cilindro più che dallo stampino. Ecco, il mondo. Figuriamoci. Cioè, ho detto, la do un po' più lì così non prendo Mizugi. Ho preso Mizugi, ho preso Matsuyama, ho preso Genzo. Cioè, te lo immagini? Orca miseria. Che decido di venire... Bah, in centrocampo. Cioè, porca miseria. Ho detto, riparto con Tsubasa, mi tocca spazzare. Ma pensa a te. Meraviglioso. Guarda, stupendo. E incredibilmente passa anche coso. Beh, non autoblocco i Shizaki Dreamfest, quindi difficile che possa bloccare un tiro del genere anche se da lontano. Ovviamente l'ha parata una mano, giustamente. Meraviglioso con la, con la divisa messicana. Ma fuori gioco, no? Perché ha iniziato a laggare e non ho più capito nulla di cosa stava succedendo. E anche io sono rimasto in silenzio perché ho detto cosa sta succedendo. Cosa stava succedendo? Cosa c'era in quella partita? Cosa c'era nel mio telefono? Quando il gioco si fa duro, raga, la palla va al campione. Non c'è altra soluzione. Ho fatto anche la rima. Io non ci posso credere, ma ha sigillato tutto. Vabbè. Cioè, non è possibile, la sfiga è incredibile. Io non dico niente, ragazzi, io non dico nulla. Cioè, c'ho 2-1-2, ma sigillato i 2-1-2, non è possibile sta cosa. Cioè, veramente. Sta cosa è ai limiti del ridicolo. Vergogna. Io non ci voglio credere. Ovviamente Genzo la para perché ero troppo lontano. Non è possibile. Non è la mia giornata. Da un po' di settimane che non sono le nostre giornate, dico. LOL. E qui che fa? Ma che, perché è andato a defilarsi per fare l'1-2? Oh. Sono confuso. Voleva farmi finire i cheat. Oh, può essere. Non è che abbia preso questo gran cheat, Dai, Genzone mio. Ok.
ma aveva fatto finire i miei, capito? Strategia anche quella, Ryo. Penso di sì. Ah, ho proprio finito del tutto la stamina, quello, non mi ero accorto. Occasione sprecata adesso. Pensavo di avere ancora il tanto di una skill. Errore di calcolo di Ryozan. No. Si va ai supplementari? Credo quanto sta laggando. Già, non si capisce più niente. E si va così. Lui ci pensa. E molto probabilmente farà entrare zio Ken. Ok. Come volevo si dimostrare, ho azzeccato tutti i cambi. Grande. Il male in campo, ragazzi. Il male! Il mare! Il mare. La tensione si taglia con un grissino, tipo i tonni. Esatto. La possiamo chiamare la tonsione. La tonsione. Conosco tutti i tuoi punti deboli, Karate Kid. Beccati questo. Vai, Levin. Anche se non capisci. E lo buca! E lo buca! E lo buca! Proprio lui! Proprio lui! Il mio pupillo! Eccolo che alza il dito al cielo! Così! Così! Stavo per dire, anche se non capirei niente di quello che ti sto dicendo, perché se svedese. LOL. Mia. Maraveo! Volevin! LOL. Allora. A chi la vuoi passare, Gustavo? Io quasi quasi me la rischio. Provo a intercettargliela. Non è a centrocampo, non gli ha proccato la passiva. Mannaia. Come parametri siamo lì. Magari con un po' di fortuna. Eccolo, lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo, Robertone. Che arriva come un supereroe. Vabbè, questo qua è come il prezzemolo. Bellissimo, perfetto, dove la volevo proprio. It's time! Vai, Tsubasa! Paracadutati come un paracadute col tiro paracadutistico! Ma cosa? Vabbè. E attenzione! Ma non ci ha neanche provato. Ma come?
Perché ha letto col pugno? Ma... Ehi team, questa me la devi spiegare. Perché sei andato col pugno? Non ha senso. Non... Mi siamo allibiti, cioè, non capi... mi hai strozzato la gioia in gola. Siamo allibiti a... Non capisco... A bordo campo. Cioè, mi hai fatto morire in gola all'urlo di gioia per il gol di Baza. Non va bene così, ehi team. Non si fa. Perché ha dato col pugno? Era un critico argento da fuori area. C'aveva anche la passiva attiva perché Baza è asiatico. Non capisco. Cioè, non capisco. Magari pensava di prenderla. Col pugno bianco. Contro un critico. Di Tsubasa. Se è così è un errore di valutazione, ma non mi sembra, il team è esperto. E niente, comunque è finita così, raga. Abbiamo visto il primo gol in una amichevole ufficiale del mio pupillo Levin. Che pronti via nei supplementari è andato e ha fatto vedere a Ken come si segna. C'era Genzo in panca che ha iniziato a fare il buffon della situazione. Questo perché mi ha tolto, ma porca di quel Ken, sempre fissato col karate, io ho detto di allenarsi a fare il portiere. Cioè veramente Genzo, fortino, ha parato tutto, entra Ken, due gol così in scioltezza. Vi serva di lezione, ragazzi. Genzo is better than Ken. E lo abbiamo dimostrato oggi. Esatto. E niente, raga. Prima della prossima fantastica amichevole con i Ciocobini, Zucchi vi invita a seguirci su tutti i nostri profili social che troverete nei link in descrizione. Iscrivetevi al nostro server Discord, iscrivetevi al canale, condividete, mettete mi piace, attivate la campanella, supportateci con tutte queste azioni per farci crescere sempre di più. Passate a trovare i nostri amici della community italiana di Capitan Tsubasa Dream Team su Facebook. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Alla prossima! Ehi tu, sì proprio tu, non puoi chiudere il video senza aver messo like e senza condividerlo? Non vorrai mica far arrabbiare Bocco? Non sei ancora iscritto al canale? In alto troverai il nostro magnifico trio in versione ridotta, cliccaci sopra e attiva la campanella. Non preoccuparti, non attiverà strane suonerie, ma ti avviseranno non appena sarà disponibile un nuovo video. In alto nei due lati invece troverai due video scelti apposta per te con le mie zampette. Grazie per aver seguito fino alla fine, ci vediamo qui. Alla prossima!